partire da oggi, infatti, e per 20 giorni lavorativi, le coppe aderenti a Lega Coop Sociali Lazio, Feder Solidarietà Lazio di Conf Cooperative e AGC Solidarietà Lazio puliranno le banchine e i muraglioni del fiume da rifiuti e detriti per un intervento che sarà a cura degli operatori delle cooperative sociali di tipo B, con mezzi e supervisione dell'AMA. In particolare la bonifica riguarderà le zone dell'Isola Tiberina, di Testaccio, di Prati e di Piazza del Popolo. A presentare l'iniziativa in Campidoglio, con un costo di 150.000 euro finanziato dalla Regione Lazio, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, l'assessore regionale all'ambiente, Fabio Refrigeri, e il presidente di Lega Coop Sociali Lazio, Pino Bongiorno. Io credo che valorizzare la dignità della vita di queste persone e nello stesso tempo insistere sull'importanza del nostro ambiente e della nostra natura siano due obiettivi importantissimi. Voglio anche dire che dobbiamo però migliorare la nostra cultura di cittadini. Se ci sono delle bottigliette buttate sugli argini del fiume o, come purtroppo possiamo vedere, all'interno dei nostri fori imperiali, certamente ci sarà una responsabilità di chi deve pulire, ma c'è anche una grave responsabilità di chi culturalmente non capisce che quei luoghi vanno protetti e rispettati. Nei 20 giorni di lavori saranno effettuati diversi interventi, tra cui dece spugliamento sulle banchine dei muraglioni, bonifica del bordo fluviale delle banchine e degli arbusti, lavaggio delle scalette di accesso alle banchine. La pulizia durerà 20 giorni e riguarderà anche la rimozione delle scritte lasciate dai writers. Bongiorno ha poi ricordato che all'operazione sull'Isola Tiberina, che si sta concludendo proprio oggi, hanno lavorato 35 persone al giorno per 4 giorni e sono stati smaltiti in modo differenziato i rifiuti e rimossi 200.000 metri cubi di risulta. Oltre a svolgere il lavoro per il quale prendiamo gli appalti, prendiamo i soldi pubblici, facciamo un'altra attività che è quella dell'inclusione sociale, di includere all'interno dei nostri lavoratori persone svantaggiate che altrimenti dovrebbero essere assistite dal pubblico e quindi sarebbero un costo per la società, invece diventano una ricchezza.